Buongiorno, sono Matteo Andolfo, titolare presso Unitraedu del corso di Antropologia ed Etica Filosofica, che viene erogato in modalità online live nel seguente orario: ogni mercoledì dalle 9 alle 10, a partire dal 12 ottobre 2022 sino alla fine di dicembre. Il corso è un'indagine sull'essenza dell'uomo, che è l'oggetto di studio dell'antropologia filosofica. E anche sul suo fine ultimo, oggetto di studio dell'etica filosofica. Infatti, non si può stabilire il fine ultimo dell'uomo se prima non si conosce la sua essenza. Ecco perché ho unito le due discipline. Ma l'etica filosofica indaga anche le norme morali che conducono al fine, che guidano al fine, come una via per conseguirlo. Nell'anno accademico 2022-23, l'argomento che verrà approfondito nel corso è il seguente: la metafisica della persona tra classicità e contemporaneità. Se nel pensiero greco l'essenza dell'uomo è individuata nell'anima, mentre il corpo non rientra nella sua definizione di uomo, nella definizione di uomo, con il pensiero cristiano l'uomo viene visto essenzialmente come un'unità psicosomatica, indicata dal termine persona. Quindi la prima parte del corso esaminerà come il concetto di persona nasce e viene elaborato metafisicamente nel pensiero cristiano di età patristica e medievale, sia in ambito greco e bizantino, sia in ambito latino. Con l'età moderna il concetto di persona viene abbandonato per altre concezioni dell'uomo, ma, ed è questo l'oggetto della seconda parte del corso, nel Novecento il concetto di persona viene ripreso e rielaborato per adattarlo, tenendo conto delle novità introdotte dal pensiero moderno, da una serie di autori che costituiscono quella corrente che viene chiamata appunto personalismo, i cui principali esponenti verranno proprio esaminati nel corso stesso. Nel ringraziare per l'attenzione, segnalo che accedendo al sito www.unitraedu.com è possibile consultare il programma didattico, il curriculum del docente, come degli altri docenti dell'Uni3, oltre all'elenco di tutti i corsi programmati, per inciso oltre 300 liberamente frequentabili nel numero che si desidera, nonché le modalità di iscrizione. Grazie dell'attenzione e a presto.